Ciao, sono Valentina e ti do il benvenuto sul mio canale Arte Terapia e Dintorni. In questo periodo un po' particolare ho sentito le necessità e il bisogno di riprendere un po' i nostri appuntamenti con i video e con l'acquerello. In particolare ho trovato questa foto di una ballerina, coreografa e insegnante di danza qui a Venezia che si chiama Laura Boato, che aveva postato questa bellissima foto di questa ballerina che danzava libera correndo con questo vestito che si muoveva in leggerezza. E ho voluto trasformarlo in un acquerello, dove proprio questo movimento della ragazza con questa gonna vaporosa che si lascia andare con i capelli al vento trasmettesse questa sensazione di leggerezza, gioia, di libertà, un po' un augurio e un invito per tutti quanti noi che stiamo vivendo questo momento molto molto particolare. Nella mia immaginazione, inoltre, questa ragazza corre in mezzo alle stelle, nelle galassie, nelle stelle, e per realizzare questa sensazione ho voluto con l'acquarello utilizzare la tecnica del sale, che si usa tantissimo anche per lavorare con i bambini, per poter fare giocare e creare degli effetti molto divertenti e particolari. Per prima cosa ho bagnato il foglio con dell'acqua, con delle pennellate molto veloci, sia orizzontale che verticale. Questo che vedete è un acqua brush, quindi l'acqua era dentro nel serbatoio. Quindi l'acqua pulita ho potuto darla abbondantemente. Attenzione, mi raccomando, che non si devono creare le pozze per fare questa tecnica classica del bagnato su bagnato che abbiamo visto anche in altri video. Con i colori primari ho scelto un bel blu, un giallo e il magenta. Ho cominciato a distribuire, proprio lasciandomi trasportare dal colore, il pigmento sul foglio. Ho scelto, proprio a differenza di altre volte, di utilizzare il colore molto saturo, molto pigmentato, così da dare proprio una profondità. Avevo bisogno di utilizzare questo colore così, come lo vedete, e lasciarlo fluire e correre sul foglio insieme all'acqua. Con il pennello pulito e asciutto ho tolto dal volto e dalla gamba un po' il colore che stava andando a coprire la parte del corpo che non volevo fosse così coperta. Qualche ritocco proprio per lasciare anche il tempo all'acqua e al pigmento di fare il loro viaggio, di intraprendere il loro percorso. E una volta terminato, ancora alcuni picchi di giallo anche con il pennello, ho proprio lanciato il giallo, e poi con il sale. Può essere utilizzato sia il sale fino che il sale grosso. Io in questo caso li ho usati un po' tutti e due perché mi piace l'effetto diverso.
già un pochino si comincia a vedere come il sale subito inizia ad assorbire l'acqua e a richiamare il pigmento. Vedete come man mano che si asciugava il colore ha creato questi simpatici effetti. Per rimuovere il sale non ho voluto utilizzare la mano semplicemente per non graffiare troppo o rovinare con la mano il disegno, per cui preferisco utilizzare un pennello, così un pennello con delle setole un po' rigide per grattare via l'eccesso. Come potete vedere, con questo tipo di acquarello in alcune parti l'effetto macchia di sale si vede di più, in altri meno. Questo dipende proprio dal colore. Col blu funziona meno, si crea più un effetto come di puntini, mentre sul magenta proprio l'effetto del sale con queste diramazioni, queste fioriture date proprio dal suo assorbire l'acqua e richiamando il pigmento. Ecco, liberato tutto il foglio, pulisco bene il mio piano di lavoro. Ah, come vedete ho dovuto cambiare lo scotch, perché quello di prima era uno scotch che non tiene bene sulla carta, ma non su questo nuovo piano di lavoro. Per chi sa, abbiamo appena fatto un trasloco, per cui è stato un momento di rivoluzione della casa. Poi con l'acquarello molto leggero sono andata a colorare il corpo. Per fare il colore pelle, che spesso non sa cosa fare, è molto semplice: si crea un arancione, si può creare un arancione molto leggero, quindi diluito bene, poi si dosa magari un pochino di giallo se lo vogliamo un pochino più giallina come pelle, un pochino più di rosso magenta se abbiamo bisogno di una pelle più rosata. E poi sempre con il colore della pelle, con una puntina di magenta in più, sono andata a creare questo vestito color pesca, un color salmone, un color pesca, proprio con delle grandi pennellate ampie per dare come un effetto di movimento. Per le ombre invece sono andata con la tecnica del contrasto, quindi ho preso il colore di base, che era appunto verso l'arancione, ed essendo verso l'arancione mi sono basata sul blu, quindi il colore che vedete è un blu, ecco qua si vede di più il blu per esempio, proprio per giocare con le ombre, una delle tecniche delle teorie delle ombre, quindi lavorando con il colore complementare. Che il complementare dell'arancione è il blu. Per chi magari non sapesse la teoria dei colori, nel caso fosse un disegno rosso, avrei utilizzato il verde. Per i capelli, anche qui ho preso sempre lo stesso arancione della pelle e del vestito, ma con una punta in più di terra, una terra scura. E anche qui ho lasciato il pennello proprio svolare sul foglio. È un effetto meno naturale, però avevo bisogno di questo effetto qua. Poi definire gli ultimi dettagli, perché era un po' troppo, a mio parere mi sembrava troppo eterico e mi servivano alcuni dettagli, così ho utilizzato queste bellissime penne grafiche che ho comprato su una famosissima piattaforma su Amazon. Ho comprato queste bellissime penne grafiche, penso vengano, non so se dalla Cina o dal Giappone,
che hanno quattro diverse punte e si lavora molto molto bene, veramente è un piacere disegnare con queste penne. E questa è la penna più fine proprio, quella con la punta è la numero 23 ed è quella con la punta più sottile, proprio per fare i dettagli e così prende un po' più di definizione questa ragazza. Bene, questa è l'opera finita, tolto lo scotch una volta asciugato tutto. Come vedete i differenti effetti del sale, nella che vedete qui dove è blu si vede meno, e invece sul rosso l'effetto più di, diciamo, chiamerei fiocco di neve, effetto fiocco di neve. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che possa essere un augurio per riprendere a breve tutte le nostre attività, per chi è rimasto a casa, per chi sta lavorando da casa e per chi anche non sta passando bene questo momento. Sappiamo che ci sono delle persone in difficoltà e quindi a queste persone mando i miei più migliori auguri, una speranza di poter tornare tutti a danzare e a esprimerci, a creare liberi e leggeri. A presto, un grandissimo abbraccio da Valentina.